Ok, guardate un po' come va a finire oggi l'escursione al Monte Gennaro. Sì. Perfetto, guardate qua. Vedete? Oggi è domenica 21 maggio 2023. Siamo qui alla località San Nicola, che poi è una... fammi vedere un attimo, è un'altezza di 536 metri. Quindi siamo partiti da... oddio, dai curvoni di Palombara, siamo fai i famosi 24, 25 quanti, so, tornanti di Palombara, andiamo al Monte Gennaro, insomma, passando per Sentiero del Lupo. Facciamo questo giro perché il meteo non è granché, come avete visto, su tutto l'Appennino, alluvioni, tutto quanto. E soprattutto perché io torno da un infortunio, infatti adesso io sto con il dito, quello del piede destro, il penultimo, fratturato. Però non sento nessun dolore per il momento. Quindi mi servirà un giretto un po' semplice, che comunque sono 800 metri fatto da qua, non so, non è neanche tanto poco. Quindi adesso cominciamo a stare, adesso c'è tutto un sentiero a tornanti, così fa, ne so 25, 26, ma non mi ricordo esattamente quanti so, fino a sopra al valico della torretta. Poi da lì andiamo a prendere il Sentiero del Lupo, Schiena degli Asini, Monte Gennaro, e poi risceniamo dall'altra parte dove sta l'albergo del Monte Gennaro. Quindi ci vediamo più avanti. Ok, siamo al numero 5, come vedete, curvone numero 5, qui c'è scritto: se sei depresso vai in montagna più spesso. Bucito, la cosa dove non si riesce a leggere mai, vabbè, insomma. Cioè, questo è il vizio di scrivere su i sassi, stavano a lungo, un po' dovevo dire, ma sono scivolato. Ok, continuiamo la nostra salita. C'ho sti cosi qua, sti curvoni non sono mai difficili, come sentire, non è difficile, paranoico, perché c'ho tutte quelle. Poi i primi 10 mi pare, sono corti, quindi fare presto a farli. Gli ultimi si allungano una cifra, ogni tornante allunga una cifra, però si sale su senza fatica. Eccoci qua, siamo fuori dai 26 tornanti del Gennaro. Siamo al bivio, sinistra, ma questo facciamo a ritorno. Noi prendiamo quello di sotto. Venne a fare il Sentiero del Lupo, dell'ave della torretta, il Morrone della Croce, e andiamo a ritorno. Quindi adesso noi, questo è del ritorno, prendiamo questo qui sotto. A sterrata verso destra, Monte Flavio, Pellecchia. Sì. Ok, siamo a Colle Rotondo. Faccio vedere una cosa: questo fiore qua, ecco loro che vengono da qua sotto. Questo fiore qua, questo è l'asfodelo. Eccolo qua, questo è l'asfodelo. Asfodelo, questo era gli antichi etruschi. Era il fiore dei morti degli etruschi, lo usavano come fiori funerari. L'asfodelo, bellissimo. Qui siamo a Colle Rotondo, siamo su Colle Rotondo, e questo è davanti a voi, è il Monte Gennaro. Non si vede la croce perché ci sono gli alberi, e qui sotto qui c'è il Sentiero del Lupo. Adesso lo andiamo a prendere, e Alfredo sta su Colle Rotondo. Oh vabbè, noi ci accontentiamo nel frattempo anche di salire sul Monte Rotondo, sul Colle Rotondo, ma perché c'è un panorama, non è per il colle, ma il panorama che si è aperto da qua. Poi oggi era pure difficile beccarlo il panorama perché è una giornata un po' nuvolosa, niente, guarda. Ecco la torretta Cruciani, quello è il Monte Morrone della Croce, faremo a ritorno forse. Quello laggiù è Monte Libretti, quello è il Monte Flavio. Quello è il Monte degli Elci, quelli sono i Monti Sabini, quello è il Soratte, quelli sono i Cimini. I Cimini, vedi il Soratte? Ecco, lì dietro c'è sto io abitato adesso, purtroppo prima abitava a Roma, ora abita a Civita Castellana. E niente, questa è la Sabina, il famoso olio della Sabina. Di qua invece abbiamo il Pellecchia, tutta la cresta del Monte Pizzo Pellecchia. Questa è la cresta degli Asini, che adesso facciamo così, torniamo indietro. Poi qui in mezzo a questo bosco passa un sentiero che viene chiamato il Sentiero del Lupo, sbuca sulla cresta degli Asini, e poi dalla cresta degli Asini andiamo sul Gennaro. Da Gennaro riscendiamo là dove vedete le antenne, lì c'è il rifugio del Monte Gennaro, e se è aperto bevemo, se no addirittura mangiamo le
e fettuccine, che ne sai io. Tanto andiamoci. Monte Rotondo o Colle Rotondo sui Monti Lucretili. 14, ok. Siamo qui in questo punto. Quando arrivate a questo punto qui, vedete, qui inizia la salita che porta in 10 minuti al rifugio del Monte Gennaro. Invece voi, dove vedete questa grande pozzanghera, che pure d'estate quasi c'è stata, questi tempi con tutta questa cosa che c'è stata, va bene. Nate là, mezzo lì, c'è il Sentiero del Lupo, che sulle carte delle cose è riportato, infatti come Sentiero del Lupo, non è un sentiero ufficiale, ci sono alcuni segni rossi sugli alberi, non mi ricordo se sono pure bianchi e rossi, comunque sono alcuni segni ci stanno. Seguite sempre quei segni che vi porta fino sulla cresta degli asini, anzi poco prima di uscire, qui non c'è scritto, ma c'è scritto all'uscita o all'entrata per chi viene da là, una grossa roccia c'è scritto Sentiero del Lupo. Quindi noi adesso andiamo da questa parte e giriamo intorno in pratica al Monte Gennaro e poi scendiamo dalla parte del rifugio. Ok, dovete venire qua, eh? Andiamo da qua, il Sentiero del Lupo. Ok, siamo sul Sentiero del Lupo. Questo è un sentiero non ufficiale, perché non è sul sentiero del parco, anche se il parco lo c'ha, sulla cartina c'è scritto Sentiero del Lupo. Però comunque noi, come dicevo, non è ufficiale, non ci sono né i sentieri, né i segni del parco, né i segni del CAI, ma tutti questi segni bianchi e rossi. E ogni tanto c'è qualcuno che ha fatto un ometto di pietra, ma in pratica il sentiero è abbastanza evidente, ma seguite sempre i segni rossi e vedete che non ve perdete. Ma io vostro dimo, conoscete tutti quanti questo sentiero, ma giusto così per... Ecco qua, che Angela... E Zindunel, visto che è un sentiero poco frequentato, ogni tanto ci stanno dei crolli, dei cascano gli alberi, quindi c'è nessuno che libera il sentiero, quindi datevi da fare. Vi consiglio sto sentiero quando nevica sul Gennaro, anche quando ne fa poco, da sta parte stiamo a nord, ne fa di più e rimane molto più tempo ed è bellissimo sto versante con la neve, specialmente fa il Sentiero del Lupo. Guardate che spettacolo qua. Ecco qua, come vedete, a metà sentiero, su questa grossa roccia, Passo del Lupo. Quindi non sta né all'inizio di qua, né all'inizio di là, ma in mezzo. A parte che manca pochissimo per uscire fuori, eh. Però diciamo che sta in mezzo al sentiero. Lì c'è un paletto bianco e rosso. L'hanno messo. E questo è sempre il bosco di... a nord del Monte Gennaro, che è veramente stupendo. Questo d'autunno, regà, è spettacolare. Senza niente. Sì, questo pezzetto qui che è una stupidaggine, l'avevamo fatto con la neve, un po' di capire, la neve era quasi ghiacciata. Se ci voleva faceva un passo avanti e due indietro, un passo avanti e due indietro. Adesso è solo bagnato, si sale abbastanza bene, via. Anche perché non è solo qui, adesso gira, comincia a salire su le rocce. Vedo lì, è ancora un paletto di segnalazione. Infatti, vedi, lo stanno a salire loro. E questo era stato fatto tutto con la neve semigelata. Bellissimo. Continua la salita verso la cresta degli Asini. E poi sul Monte Gennaro. Questo è il tratto quello che passa sotto le rocce. Vedete? Tutti i segni bianchi, tutti i segni rossi. Ebbene, spettacolare. Benissimo, e qui finisce il Sentiero del Lupo. Siamo sbucati direttamente sulla cresta degli Asini. Così si chiama. Ed è anche bellissima. Deve essere il punto un po' più coperto, se no è tutta scoperta la cresta. Adesso noi ci andiamo verso destra e il Gennaro sta qui davanti a noi, penso una mezz'oretta, siamo sulla vetta. Ok ragazzuoli, ben arrivati sulla cresta. Ecco qua, una volta raggiunta la cresta, cominciate a salire. Seguono tutti questi omini di pietra, uno qua, uno là, un altro sta dietro di me. E questo piano piano mi porta sulla vetta del Monte Gennaro. Anche comunque, anche se non seguite gli ometti di pietra, dritto per voi, che adesso mo qui è coperto, ma mo se scopre il Gennaro, poi ce l'avete sempre di fronte a voi, quindi così a intuito, andate, un po' più qua, un po' più là, l'importante è che puntate la vetta. Però questo punto che è un po' più frascato, ci sono gli ometti di pietra, che comunque servono lo stesso.
Bellissimo questo tratto della cresta degli asini, ve la faccio vedere, guarda, eccola qua. Questa è tutta la cresta degli asini, però noi non siamo partiti da qui sotto, perché veniamo da qui sotto, qui dal rifugio, dal sentiero del lupo. Se invece dal pratone del Monte Gennaro, che sta lì sotto, arrivate fino alla fine, verso la Valle dell'Inferno, cominciate a salire di cresta. Il primo pezzo è un po' impicciato perché è pieno di rocce, però dopo si scopre, vedete, tutta scoperta, ed è bellissima. Quello è il Campitello, quello è il Monte Guardia, quello è il Monte Pizzopellecchia, quello è il Montillo, e quelle giù sono le Mammelle d'Italia, sono il... Oddio, sto momento mi scappa il nome. I Ruffi, il Monte... Mamma mia, oddio, allora, intanto continuiamo a salire. I Ruffi con il famoso Monte Costa Sole, che vengono chiamate le Mammelle d'Italia, perché da lontano sembrano veramente dudette. Io ci sono salito sopra. Ed eccoci qua, ragazzi, si vede la vetta del Gennaro, eh? Ed ecco loro che salgono, vi faccio vedere, non so se lo vedete perché questa non ha zoom. Ed ecco lì, croce del Monte Gennaro, 10 luglio siamo in vetta. Da qua si vede anche il famoso pratone del Monte Gennaro, sei da chiesetta, quello è il Morra, Colle del Tesoro, la cima Spacca, quelli giù sono il Guadagnolo, lì sotto passa la 24, giù in fondo, qua. Allora, quello là è il questo qua sotto qui è il coso, si chiama il Follettoso. Quella più alta di tutti? Sì. Quello dovrebbe essere allora Simbruini, molto oddio, fammi pensare un attimo, lo vede bene. Ed eccoci qua. Siamo sulla vetta del Monte Gennaro, per me per la prima volta, non è vero? È la 34esima volta che vengo qui. Con questa sono 34, eh? Poi ho fatto tutti i sentieri, i fuori sentieri, in pratica ho fatto da tutte le parti del Monte Gennaro. Ok, vetta, ecco qua la croce, olè. E anche oggi è raggiunto, pratone, guardate che bello visto dall'alto, guardate che spettacolo di panorama, quello è Monte Flavio, Monte Libretti, laggiù il Terminillo, un po' in foschia c'è sta, Sorate, guardate qua, vedi? Oh, ok, e quello è il rifugio. Poi ci andiamo da là, passiamo, scendiamo da là. Ok, è iniziata la discesa dal Monte Gennaro, ci hanno iniziato da un po'. Siamo diretti al rifugio di Monte Gennaro, dove variava una volta l'ex cestovia del Gennaro. Adesso è stato rimesso tutto a posto ed è ristorante, bar, ristorante, e soprattutto ci si può anche dormire. E sta sopra, allora, 1200, sui 1000 metri sta, proprio sopra Palombara Sabina, nel cuore dei Monti Lucretili. C'ha un panorama sulla Piana di Roma spettacolare. Adesso ci andiamo. Ed eccoci qua, al famoso rifugio del Monte Gennaro. Oh, sapete, vedete questa navetta che c'è scritto Rifugio Monte Gennaro? Se voi non ci avete voglia di camminare, li chiamate, vengono giù e danno appuntamento in un punto, variate con la macchina, vi prendono e vi portano più, infatti di servizio navetta, e vi portano quassù, vi fanno mangiare, vi fanno vedere il panorama, vi fanno dormire se volete, e poi con la navetta vi riportano giù. Tutto questo qui al rifugio del Monte Gennaro. Eccoci qua, dove siamo noi in questo momento. Lo vedete che panorama? Poi è bellissimo, guardate, queste sono le cucine, eh? Mi suggerisce qualcosa. Guardate che terrazza panoramica, tiè. Abbiamo tutto. Ah, guarda che roba qua, va. Guardate che panorama. Spettacolare. Tetto dietro lui. Rifugio. Oh, questo è l'odore di magnaio. Porca miseria. Guardate che panorama da rifugio del Monte Gennaro. Oh, venite, c'è che è uno spettacolo. Questa è la terrazza panoramica. Fermi così, perché queste allora sono, come si chiamavano? Sono tipi strangozzi, stringhini, strunghini. Vabbè, con stringozzi con pancetta, guanciale e asparagi, formaggio. Siamo a rifugio Monte Gennaro, quindi oh, che vi posso dire? Buon appetito, aspettate un secondo però. Buon appetito. Quindi ci vediamo dopo. Ok. Per video volevo far vedere quando entravamo, a me lo faccio vedere quando uscimo dal rifugio del Monte Gennaro, eccolo qua. Ecco Alfredo che esce.
buoni, eh? Questa è la baita o rifugio di Monte Gennaro. Dove sono stati a mangiare, se voi andate qui, andate al Gennaro. Questo è l'altro sentiero che passa e scende per andare al coso del lupo, e noi ce ne prendiamo questo a sinistra e ce ne torniamo verso la torretta. Quindi, raga, la magnata era buona e per fortuna che andiamo in discesa tra birra. Io mi sono mezzo ubriacato, vabbè. Vabbè, perché io non sono abituato a bere, quindi. Ok, raga, famo sto sentiero che è caruccio, via. Per fare pure un anello intorno al Gennaro. Sì, sì. Ok, raga, quindi adesso siamo per riscendere. Siamo nel sentiero quello di sopra, così facciamo un bel anello. Come vedete, questo è il Monte Gennaro. Ecco, lassù si vede la croce del Monte Gennaro. Certo, voi non la vedete perché ho questa che non si può zoomare, ma fidatevi di me che si vede. Sentiero fatto all'andata è lì in mezzo, lì quella è la cresta degli asini, siamo stati lì, li abbiamo girato intorno, siamo riscesi qua, rifugio del Monte Gennaro, e adesso riscendiamo da questo sentiero che ci riporta alla sella della torretta, e da lì riprendiamo i 26 tornanti e torniamo giù. Quindi facciamo una cosa, arriviamo direttamente giù alla macchina, perché tanto il sentiero ormai è quello dell'andata. Ah, Robè, guarda un po', sei andato a finire sul video d'Abruzzo Trekking. Sul video d'Abruzzo Trekking sei andato a finire. Sulle? Video di Abruzzo Trekking. Ciao. Oddio. Grande, un incontro fantastico oggi, veramente, perché a fine gennaio incontri Fernando con tutti i suoi amici. Io ho dovuto pagare i trofi e lì al rifugio, sennò col cazzo lo diceva. Vabbè, oh regà. Niente, siamo arrivati alla fine della giornata. Anche questa è andata, non abbiamo manco beccata la pioggia, anzi fa pure callo e c'è sta pure il sole, e qua c'avevamo pure lo scappi alla fredda. Eccoci qua. Quindi vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbassa Lazio.